Iniziamo anche oggi, taglia un po' l'immagine, ma non troppo direi. Siamo alla trasultima settimana dalla fine, quindi siamo agli sgoccioli in termini di argomenti nuovi che vogliamo affrontare, perché dedicheremo quasi completamente le ultime 2 settimane a fare esercizi d'esame. Svolgendoli insieme, quindi così abbiamo un po' di polmone, diciamo, in cui ci si esercita per l'esame. La settimana prossima riprenderemo in mano bene le regole d'esame, le modalità, eccetera, e poi faremo esercizi. Poi magari non dico che non diciamo più nulla di nuovo, però tendenzialmente no. Invece, il mio obiettivo per oggi, in parte collegandomi a quanto abbiamo fatto la volta scorsa sulla concurrency, quindi quest'ultimo, diciamo così, pacchetto di argomenti ci serve per fare un pochino, no, un saltino di qualità da applicazioni che tutto sommato hanno un'interfaccia minimale che può servire per far funzionare un algoritmo a qualcosa che sia un pochino più usabile, no, tenga conto anche delle esigenze degli utenti. Allora, il percorso che vorrei fare con voi oggi, almeno iniziarlo oggi, è questo. Voi ricordate che la settimana scorsa ci siamo lasciati su questo applicazioncina che caricava il grafo. Adesso io qui ho sostituito la versione veloce che lo carica in mezzo secondo, però usando una modalità asincrona caricava le fermate, eccetera, eccetera. Questo è il punto a cui siamo arrivati la volta scorsa. Non avevamo ancora agganciato alcun algoritmo al bottone di search, ma non ci vuole molto, tutto sommato. Ecco, il percorso che vorrei fare con voi è passare da questa applicazione a qualcosa di questo genere, che è di fatto un'evoluzione, in cui anche qua c'è la funzionalità di carica il grafo, selezione la fermata, e poi il bottone di search, ho deciso, no, che mi dovesse calcolare i percorsi minimi, a partire da questa fermata verso tutte le altre fermate, me li stampa qua sotto, ma i dati, e questo fin qua lo sappiamo fare, basta agganciare un algoritmo di ricerca di percorsi minimi al grafo che abbiamo appena costruito e stampare risultati in un'area di testo. Questo l'abbiamo sempre fatto. Oltre a questo, però, i risultati sarebbe anche bello vederli sotto forma di tabella, quindi impareremo a fare tabelle di dati. Tra l'altro, le tabelle sono in JavaFX sono comode perché è possibile modificare dinamicamente l'ordinamento, per cui l'utente può consultare i dati molto più comodamente che non da un elenco di testo. E idem costruire un grafico, in questo caso un diagramma barre o cose di questo genere. Quindi, come usare tabelle e grafici per rappresentare i dati. Tenete presente che se avete poi, tra l'altro, un processo di quelli che magari fa un calcolo molto lungo, è possibile, con lo stesso meccanismo della volta scorsa, aggiornare in modo asincrono il contenuto di queste tabelle o di questi grafici. Quindi vedere un grafico che effettivamente si modifica seguendo, sarebbe stato bello farlo con i dati delle lezioni via via che arrivavano, che si modificano, diciamo così, in funzione di un processo che magari sta girando in background. In questo caso sono dati statici, ovviamente vengono modificati nel momento in cui uno cambia la stazione, cambia ovviamente i dati, il risultato sottostante che viene visualizzato dal grafico e dalla tabella. Quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare ciò che avevamo prima in qualcosa di più simile a questo. Per farcelo star tutti, qui ho messo un altro controllo, un altro pannello di JavaFX che è semplicissimo da usare, che ti permette di, no, riusare lo stesso spazio con le linguette, con i tab famosi, cosiddetti, potendo appunto riusare lo stesso spazio per contenuti diversi. Ma non vi posso far vedere la soluzione, dobbiamo costruirla insieme. Allora, primo passo, agganciamoci un algoritmo, nel senso che finora abbiamo caricato il grafo e il bottone search non fa nulla della nostra applicazione. Quindi calcoliamo queste distanze minime e poi impariamo a visualizzarle essenzialmente in forma diversa rispetto alla casella di testo. Allora, prepariamoci aprendo. Ci rimettiamo nelle condizioni di
della settimana scorsa, apriamo l'fxml, chiudiamo tutti i progetti perché non mi ricordo più di quale. E di fatto i file che devo avere aperti sono l'fxml, più che altro per convincere Eclipse a guardare quando viene modificato. Il controller è essenzialmente il modello, che sono i due file chiave su cui si regge buona parte del programma. Allora, la prima cosa che possiamo fare è aggiungere uno spazio per poter visualizzare i risultati per ora in forma testuale, ok? Quindi calcoliamo le distanze e poi le visualizziamo. Ci aggiungiamo, noi abbiamo già qua una VBox, quindi sotto è facilissimo aggiungere una textarea, come abbiamo sempre fatto, qua nella VBox, in coda, la chiamiamo txtResult magari, già che ci sono ne approfitto per allargare un pochino questa casella perché erano un po' sacrificate, quindi diciamo che la larghezza preferita sono magari 150. Perché sennò era antiestetica la cosa. Salviamo questo. Qui si chiamava, vado solo a prendermi la dichiarazione della textarea da riportare nel mio controller. Controller. Ok, allora, ciò che dobbiamo fare invece è implementare il metodo search. Adesso, come prima istanza, lo possiamo implementare in modo sincrono, cioè bloccante, poi vedremo se l'algoritmo è sufficientemente veloce, lo lasceremo così. Se l'algoritmo di calcolo fosse invece lento, dovremmo implementare in modo asincrono anche questo metodo, cioè far partire l'elaborazione e poi visualizzare il risultato quando in modo asincrono mi arriverà l'evento di elaborazione terminata. Questo, vediamolo. Il primo passo è sempre farlo funzionare e poi in funzione della sua complessità. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere di fatto al modello di calcolarmi tutte le distanze di tutte le stazioni, distanze minime, di tutte le stazioni a partire dalla stazione che l'utente ha selezionato. Quindi il dato di partenza sarà la stazione selezionata dall'utente, il dato d'arrivo sarà, mi viene in mente una mappa che associa ad ogni stazione, diversa da quella di partenza, un valore che è la distanza minima. Dalla stazione, qual è la sua distanza minima? Poi volendo, oltre alla distanza minima, potremmo anche memorizzare i percorsi, ma per il momento non ne abbiamo bisogno. Quindi io immagino che il controller parta da una fermata di partenza che chiamiamo start-stop, e qual è la fermata di partenza? È quella che l'utente ha selezionato, dove ha selezionato nella casella di scelta che si chiamava, ce lo ricordiamo, box stop. Quindi box stop punto get value mi dà il valore correntemente selezionato. Quindi questo è il punto di partenza. Cosa voglio ottenere? Voglio ottenere una mappa che associa ad ogni altra stazione la sua distanza, distanza misurata, per ora il grafo non è pesato, quindi la distanza sarà misurata in numero di fermate intermedie, non di minuti, non di chilometri. Dipende come costruiamo il grafo. E quindi sarà un oggetto che vogliamo calcolare di tipo map, che mappa a ogni stop una distanza. Mettiamo per tranquillità un double. Al momento, visto che queste distanze sono numero di fermate, saranno tutti numeri interi.
però lo predispongo double se dovessi modificare il grafo tenendo conto anche del tempo di percorrenza o della distanza chilometrica, sono già pronto, con dei numeri reali. Quindi ho una mappa che mi tiene conto delle distanze e come faccio a ottenerla? Me la faccio calcolare dal modello. Quindi immagino che il mio modello abbia un metodo calcola distanze a partire dallo start-stop attuale, dalla fermata attuale. Il lavoro del controller è poco altro che questo. Ovviamente questa cosa qua la dovrò fare solo se l'utente ha selezionato almeno uno stop. GetValue funziona sempre, tranne quando l'utente non ha ancora selezionato nulla, nel qual caso restituisce null. Quindi ovviamente il metodo dovrò chiamarlo solamente se l'utente ha selezionato qualcosa. Quindi if start stop diverso da null, faccio questo. Ok, poi ci sarà da mettere in bella il risultato. Adesso concentriamoci un attimo sul calcolarlo questo risultato. Questo metodo calcola distanze sarebbe tanto bello averlo, ma lo devo fare io. Allora andiamo nel modello, facciamoci creare un metodo calcola distanze che a partire da uno stop di partenza restituisce una mappa di tutti gli stop con la distanza relativa. Questo, avendo già noi costruito il grafo, è relativamente semplice da costruire, da calcolare, perché basta usare uno degli algoritmi della JGraphT che sia in grado di calcolare le distanze uno a molti, no? Single source all paths, tutti i cammini che partono da una sorgente unica. Nella JGraphT, se andiamo a sbirciare tra gli algoritmi, che sono nel package ALG, andiamo a prendere il javadoc che è sempre qui a disposizione, andiamo nel pacchetto ALG, tra i vari algoritmi c'è il Bellman-Ford che avevamo visto insieme, no, avevamo visto l'altro, Floyd-Walsh, scusate. Bellman-Ford è un algoritmo che calcola tutti i cammini minimi, c'è il Dijkstra e il terzo è il Floyd-Warshall. Cioè di tutti questi algoritmi, questi tre sono algoritmi di calcolo dei cammini minimi. L'algoritmo di Dijkstra, che è il più semplice dei tre, ha un piccolo difetto, nel senso che per come è implementato, calcola il cammino tra un grafo, un vertice di partenza e un vertice finale. Quindi nel nostro caso dovremmo richiamarlo più e più volte, questo è proprio il costruttore del grafo. Quindi al costruttore devo già passare il vertice di partenza e il vertice finale. Io che in questo momento voglio calcolare tanti percorsi dallo stesso vertice di partenza a tutti i vertici finali, dovrei eseguire molte volte questo, cioè creare molti oggetti di questo genere, ciascuno dei quali di fatto riparte da zero nel calcolo. Allora, questo algoritmo Dijkstra va bene per come è stato implementato, anche se l'algoritmo di per sé ha la potenzialità di calcolare tutti, ma per come è stato implementato qua, si ferma appena trova il vertice d'arrivo che gli interessa. Quindi non ci va bene, noi sappiamo già che Floyd-Warshall li calcola tutti, tutti i punti di partenza per tutti i punti d'arrivo, quindi aveva una complessità V al cubo, avevamo visto la volta scorsa, N al cubo, quindi è troppo, a noi non serve calcolare tutti, perché il punto di partenza ce l'abbiamo fisso. E chi rimane? Rimane Bellman-Ford, che se vado a vedere come è costruito, nel costruttore mi chiede solamente il vertice di partenza. Allora, effettivamente costruisco una classe Bellman-Ford, short spat, passando il vertice di partenza, e questa mi calcolerà, no? Eseguirà l'algoritmo una volta sola a partire da quel vertice di partenza e poi potrò interrogarlo per avere tutti i vari percorsi
relativi ai vertici d'arrivo. Quindi ci vuole sempre un attimo di ragionamento per capire qual è, tra i vari algoritmi di soluzione, quello che fa meglio al caso nostro, o nel caso sfortunato, se non ne troviamo nessuno, bisognerà mettersi lì e farsi. Ma per il momento questo mi sembra che vada bene. Bellman-Ford, da questo punto di vista, la libreria JGraphT è un pochino vacillante, nel senso che poi ogni algoritmo, se andate a vedere come si è evoluta nel tempo, sono persone diverse che hanno detto, ah, io ho implementato questo, lo vuoi, e l'hanno aggiunto alla libreria. E quindi chi ha coordinato, diciamo così, lo sviluppo del progetto non è stato molto rigido sulle interfacce. C'è una coerenza forte sulle strutture dati di base, ma sugli algoritmi c'è abbastanza variabilità in funzione di chi l'ha implementato, proprio sull'interfaccia. Però ci accontentiamo. Giusto, già che abbiamo il JavaDoc aperto, una volta che la classe Bellman-Ford mi calcola i cammini minimi, che cosa posso fare? Cioè, qual è l'informazione che ne posso ottenere di rimando? Beh, effettivamente, vediamo che abbiamo tre metodi, di cui due in realtà sono quelli che ci servono, getCost, vertice d'arrivo, oppure getPathEdgeList, vertice d'arrivo. Quindi il vertice di partenza l'abbiamo fissato quando abbiamo costruito l'oggetto. E poi per un certo vertice di arrivo possiamo chiedere alla classe, dammi il costo, la distanza per arrivare a un certo vertice d'arrivo, oppure dammi proprio l'elenco degli archi, cioè il cammino, il percorso. A noi servirà questo, per ora, il costo. L'altro metodo, vedete che è un metodo statico, quindi come dice lui è un metodo di comodità. Se hai già un grafo e vuoi trovare il cammino tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo, anziché crearti l'oggetto, farti creare il grafo e poi interrogarlo, usa questo metodo qui che di fatto lo fa dentro, no? Ma è semplicemente una scorciatoia di codice, quindi non aggiunge nulla. Allora, con queste due osservazioni sul JavaDoc, direi che facciamo in fretta a scrivere questo. Nel senso che noi dovremo, dunque, si chiamava Bellman-Ford, no? Il nostro grafo aveva come vertici gli stop e come archi sempre il nostro solito default edge. Ok, sort path. Chiamiamo così la variabile, uguale new di questa roba qua, a cui passo come vertice il grafo memorizzato nel modello, this.graph, e il secondo parametro è il vertice di partenza, che è un parametro che è stato passato a questo metodo, calcolo distanze, quindi start stop. Quindi formattiamolo in modo che si legga. Creo un nuovo Bellman-Ford shortest path che ha come parametri il grafo corrente e il vertice di partenza che mi hanno chiesto. Dopodiché, una volta che l'ho creato, vado a interrogare per ogni vertice qual è la sua distanza. Quindi andrò a iterare su tutti i vertici possibili, ogni volta che ho trovato una distanza vado a aggiungerla a una mappa che mi devo creare. Quindi mi creo questa mappa, che sarà poi il mio risultato, che sono distanze vere e proprie, new, che ne so, hash map ad esempio, che è poi il valore che devo ritornare. E adesso vado a interrogare la mia classe Bellman chiedendogli le informazioni che userò per riempire la mappa. Per ogni stop di arrivo, and stop, che faccia parte delle fermate generali, quindi io ce l'ho già la collection delle stop, sono dentro il modello, quindi ho tutto. Per ciascuna fermata
La distanza la chiedo a Bellman. Senti, caro Bellman, qual è la distanza tra il vertice di partenza e questo end stop? E una volta che ho questa distanza, la salvo. Distanze della mia mappa, punto put, end stop, virgola, distanza, punto e virgola. Tutto il lavoro lo farà questo signore. Noi dobbiamo semplicemente estrarre le informazioni e metterle in bella in una forma che piace al nostro controller. Ok? A calcolo di distanze, dicevamo, riceve uno stop di partenza, pardon, e mi calcola una mappa con tutti i possibili stop di arrivo e la relativa distanza. Questo piace al nostro controller, che una volta che ha ricevuto questo, lo stampa. Quindi andiamo a srotolare tutti stop, end stop, tutte le distanze punto keyset, per tutti gli stop vado a stampare nel mio txt result append, magari puliamolo così almeno si vede qualcosa, cosa? String.format, il nome della stazione e la distanza a capo. Quindi il nome della stazione è endstop.toString e il costo è distanze.get di endstop. La mappa mi dà proprio come valore il valore della distanza quando la chiave è il nome della stazione. Append text, pardon, non è append ma è append text. Ok, proviamo fin qua. Prima di andare avanti e fare altre cose, dunque, qui l'interfaccia si è modificata, ovviamente abbiamo aggiunto il testo, dovremmo poi renderlo non selezionabile, mi sono dimenticato di farlo. Carica il grafo. Ok, l'ha fatto. Dove è andata la mia interfaccina? A questo punto posso selezionare le stazioni e il search dovrebbe attivare il codice che abbiamo scritto oggi, poco fa. Non funziona, niente, non fa niente perché in realtà sulla console ha sparato delle cose brutte. The end vertex is the same as the start vertex. Cioè, tra i nostri alla riga, Bellman for, calcolo la distanza, riga 103, qui, in questa nostra chiamata getCost, abbiamo incautamente chiesto all'algoritmo, senti, qual è la distanza verso questo vertice di arrivo, che era anche il vertice di partenza? E la distanza non è definita, no? O perlomeno questa classe non sarebbe sbagliato mettere 0 perché Bellman for funziona anche con archi negativi, quindi non ha un valore da ritornare per dirmelo, quindi si arrabbia se io glielo chiedo. Sono già lì che razza di distanza, vediamo se la documentazione l'avrebbe detto, non l'avrebbe detto. Nel caso dell'edge list me lo dice, null se non esiste nessun path. No, non è vero, non mi dice in nessun caso cosa fa se il vertice d'arrivo è uguale a quello di partenza. Quindi se vogliamo c'è una
Non c'è scritto da nessuna parte, non, diciamo, l'abbiamo scoperto per errore. Questo, se vogliamo, è l'importanza della buona documentazione. Quando ci manca qualcosa nella documentazione scritta da altri, pensiamo sempre alla qualità della documentazione scritta da noi. No? Non abbiamo mai voglia di farla, ma la documentazione, ma poi serve a distanza. Ma in questo caso è molto semplice, perché basta che tutto questo venga fatto solamente se l'end stop non è uguale al start stop. Not. Se lo stop di arrivo non è uguale allo stop di partenza, allora fai queste cose. E dovrebbe risolvere quell'eccezione. No, aspetta, devo partire questo qui. Carica il grafo, seleziono una stazione, ok, e ha stampato un po' di cose. L'abbiamo messa in un hash map, per cui non dobbiamo stupirci se saltano fuori in ordine sparso, non alfabetico. Se lo avessimo in ordine alfabetico, potremmo o in fase di controller riordinare il key set, che come set non è un oggetto non ordinato, lo dovrei travasare in una collection ordinata. Per far questo dovrei verificare che la classe stop sia comparable, oppure definirci un comparatore noi. Allora io mi sono fermato qua anche nell'esercizio che ho preparato prima, per me, perché quella classe lì non è comparable, per cui avrei dovuto fare dei passaggi in più, non voglio perdere tempo in quello. Quindi al momento non abbiamo nessun modo veloce, semplice di mettere in ordine. Se questa classe, fosse lo stop, fosse stato comparable, avremmo avuto un metodo ancora più veloce per tenerli in ordine alfabetico, queste stop. Inserirle in una tree map anziché in un hash map. Una tree map è una struttura dati, sempre una mappa, in cui però le chiavi sono ordinate sulla base del comparatore naturale dell'oggetto chiave. Quindi l'hash map, se vogliamo, è più semplice, perché ha meno requisiti sul tipo di chiave, basta che abbia un hash code. La tree map ti dà in più l'ordinamento degli elementi, ma richiede ovviamente che gli elementi siano ordinabili, comparable. Ci accontentiamo per adesso, sappiamo come agire, basterebbe aggiungere appunto un compare to al metodo, all'oggetto stop. Solo che l'oggetto stop è in un package che non è nostro, più complicato. Prima osservazione, quindi sono disordinate. Seconda osservazione, di tanto in tanto salta fuori un infinity. Allora a me salta il dubbio, dico, ma qui abbiamo sbagliato qualcosa? Cioè ci sono dei punti che non sono raggiungibili da altri? Abbiamo sbagliato a leggere il grafo? O ci sono delle zone disconnesse nel trasporto pubblico regionale SFM, che è il grafo che stiamo usando? Viene il dubbio che perché mai Alba non sia raggiungibile da Asti. In realtà vedete che Alba ci sono due stazioni, quella ferroviaria e underscore B, che di solito sono le fermate dei bus sostitutivi, che sono di fronte alle stazioni, quasi sempre. Allora, GTT Alba, maledizione che non sono in ordine alfabetico, ma da qualche parte, spero che ci sia, eccola qua. Da Asti si raggiunge con tanta pazienza, ma si raggiunge. 14 fermate intermedie. Quindi, in realtà, e lo vediamo, se io prendiamo Alba, che l'abbiamo preso come esempio, se io parto da Alba posso raggiungere molte stazioni, già direi tutte, e vedete che infinito è associato a quasi tutte i B, gli underscore B. Se io invece prendo Alba B, la stazione del bus, mi darà raggiungibile tutte o tante altre stazioni di bus, ma non quelle ferroviarie, Porta Nuova non è raggiungibile.
Perché? È vero che non è raggiungibile? No, è raggiungibile. Però bisognerebbe tenere in conto di un'informazione in più di cui noi non abbiamo tenuto conto in questa costruzione del grafo, quando abbiamo costruito il grafo, che è il concetto di stazione. Quando ho parlato del GTFS ho detto che c'è un concetto di stazione che raggiunge più, che raccoglie più fermate. Quindi all'interno della stazione di Alba ci sono due fermate e è possibile ovviamente transitare da una stazione all'altra, a piedi, non c'è una linea, non c'è il tram, no? Il pulmino che ti porta dalla fermata del pullman al binario del treno, te lo fai a piedi. Il fatto che tu te lo possa fare a piedi lo capisci perché quelle due fermate, quelle due stop, sono nella stessa station. Questo quindi informazione c'è nel grafo GTFS, non l'abbiamo letta. Nel costruire il grafo abbiamo semplicemente ragionato sulle fermate contigue delle corse, senza andare ad aggiungere gli archi tra ogni coppia di stop presenti all'interno della stessa stazione. Sospetto che se aggiungessi anche questa informazione nel grafo, cosa che sarebbe giusto fare, questo grafo risulterebbe connesso completamente. Vedete che anche alcuni bus non sono raggiungibili da altri. Qui stiamo partendo dalla stazione bus, ma quest'altra stazione di Borgone, B, non è raggiungibile, perché probabilmente non ci sono coincidenze di bus che fermino una stazione bus e ripartono sempre una stazione bus, ma ci sono dei tratti di treno da fare. Allora, io mi sono convinto, ma devo verificare, che è giusto, che il grafo che abbiamo costruito è corretto ma incompleto, cioè non ci sono errori nel programma. È incompleto perché non abbiamo tenuto conto della corrispondenza tra due fermate della stessa stazione. Segniamocelo come cosa da fare, costruire meglio il grafo. Perché il primo dubbio che mi è venuto è che ci fosse qualche baco nella costruzione del grafo stesso, nella query SQL, in chissà da qualche parte. In realtà c'è, ma perché abbiamo dimenticato un pezzo, è più un baco concettuale che non un baco di codice. Peccato, perché di solito un codice è più facile da correggere. Ok, qui siamo a livello base. Adesso quello che vorremmo fare è renderlo un pochino più carino da vedere. Al primo passo magari è proviamo a mostrare questi dati sotto forma di tabella, come vi ho fatto vedere prima, e non sotto forma di testo scrollabile. Allora, andiamo a vedere in JavaFX come sono rappresentate le tabelle. Beh, una tabella, sappiamo cosa aspettarci, qualche cosa che rappresenta dei dati che per loro natura sono in forma tabulare, fatta di molte righe, e di solito le colonne hanno una loro uniformità, nel senso che ogni colonna ha un'etichetta, un nome, e contiene dati che sono tutti dello stesso tipo, il cognome, il nome, tutti i nomi, tutti i numeri di telefono, tutti gli indirizzi di mail. Quindi in qualche modo una rappresentazione tabulare ce la possiamo immaginare come una vista su una collection, immaginatevi un array list o qualcosa del genere, in cui le righe rappresentano i vari elementi della collection, quindi ce ne possono essere di più o di meno, in funzione di quanto è lunga, quanto è popolata questa collection, e le colonne invece rappresentano gli attributi degli elementi della collection. Quindi se ci metto dentro un oggetto che è un oggetto persona, avrà un nome, un cognome, una data di nascita, un indirizzo di mail, altre cose. In più, quindi questo nodo che si chiama TableView in JavaFX ha questa funzione. E in più scopriremo che ha molte cose carine, automatiche, cioè molti automatismi che già ci si aspetterebbe da una tabella. No, il bello di questo è che non è una tabella, diciamo così, statica, ma permette molta interazione all'utente, con poco sforzo, sempre premesso. Allora, attenzione solo, non confondiamoci da due cose completamente diverse che sono entrambe in JavaFX. A prima vista, dicono, ma è la stessa cosa. C'è una cosa che si chiama grid pane e un'altra che si chiama table view. Sono due nodi diversi di JavaFX. Il grid pane
è un elemento, un nodo di layout, è un pane, come dice il nome, no? Ricordate all'inizio, i pane sono gli oggetti che permettono di disporre altri oggetti. I pane in se stessi non sono visibili, l'utente non li vede, non li tocca, ma servono per determinare, per vincolare la posizione degli altri nodi figli di questi pane, di questi pannelli. Quindi c'è un grid pane che serve per disporre gli elementi su una griglia bidimensionale. Il grid pane esso stesso è invisibile, ma i suoi figli avranno delle proprietà che sono di fatto il numero di riga e il numero di colonna che serve per posizionarli. Poi giocando con le larghezze delle righe e delle colonne riesco a creare dei layout anche complessi, ma sempre vincolati, diciamo, a posizionare gli elementi in corrispondenza delle caselle di una griglia. E infatti vedete che il grid pane è un nodo nel package layout. Invece noi stiamo parlando di un table view che è un nodo terminale, un control. Quindi dentro layout è un pane, lui ha dei figli. Per funzionare, per servire a qualcosa, deve avere dei children, dei nodi figli da visualizzare. Questo invece è un nodo terminale, una foglia, un figlio, che poi verrà inserito dentro un pane da qualche parte, che è nel package control. Control come button, come box, choice box, come text area, sono tutti control. Quindi è un nodo finale destinato a visualizzare dei dati per l'utente e permettere all'utente di interagirci. È anche molto diverso il tipo di informazione che può essere contenuto. A sinistra, dentro le caselle del grid pane, ci metto qualunque nodo, eventualmente altri container. A destra ci metto dei dati. Quindi la tabella contiene dei dati. Dati sono numeri, sono stringhe, poco altro. È possibile inserire in una tabella. Ed è più strutturata come forma. Quindi distinguiamo due cose che a prima vista si somigliano, ma perché noi siamo abituati in Word a disegnare una tabella e la usi in entrambi i modi, a seconda di come ti serve. Invece qui sono due oggetti completamente disgiunti. Ok, dal punto di vista della programmazione, come è fatta questa tabella? Beh, di fatto, per ottenere una tabella, una table view, chiamiamola tabella per brevità, abbiamo bisogno di due tipi di oggetti. Lo vedete qua, una table view, che è la tabella vera e propria, e poi tanti oggetti di tipo table column, uno per ciascuna colonna. Quindi la combinazione di questi due oggetti permettono di definire una tabella. Perché servono oggetti di tipo table column? Ma perché le colonne hanno delle proprietà. Cioè una tabella non basta sapere quante colonne hai. Ti interessa sapere come si chiamano, quanto sono larghe, se sono ordinate in modo crescente e decrescente, eccetera, eccetera, che tipo di dati contengono. E questa è l'informazione che ha ciascuna colonna. Non è un'informazione che posso memorizzare a livello di table, che sia uguale per tutti. Quindi JavaFX ci obbliga a costruire, ogni volta che vogliamo costruire una tabella con 6 colonne, a costruire 7 oggetti. Uno è la table e gli altri 6 sono le colonne. Questo lo facciamo interattivamente con lo Sim Builder, ovviamente. Poi a livello di codice dobbiamo spiegare alla libreria quali sono gli oggetti che vogliamo mettere dentro queste tabelle. Perché è vero che la tabella mostrerà del testo, ma questo testo non sono stringhe alla rinfusa, sono stringhe che magari sono estratte da proprietà di oggetti, di bin. Quindi la tabella, dicevamo, ogni riga rappresenta un oggetto da una collection. Allora la table view è parametrizzata col tipo degli oggetti che contiene. Non ci stupisce, ce l'avevamo già sulla choice box questo. Mostrava il testo, il toString dell'oggetto, ma in realtà memorizzava il riferimento all'oggetto vero. Quindi potevamo farci ciò che volevamo sull'oggetto. La stessa cosa sulla table. Devo dire a tabella, tu conterrai oggetti di questo tipo. E in più dovrò dire alle colonne qualche cosina in più. Perché dovrò dire alle colonne, innanzitutto qual è il tipo dell'oggetto
su cui la tabella è costruita. Ovviamente sono legati i due. Se costruisco una table view con tipo stop, per continuare l'esempio, delle fermate, la colonna sarà parametrizzata ovviamente dal tipo stop, lo stesso della tabella. E poi c'è un secondo tipo, che è il tipo specifico del parametro visualizzato in quella colonna. E il nome della fermata sarà string, se la distanza sarà double o integer. Cioè quella colonna visualizza dati di tipo T, estratti da oggetti di tipo S. S sono gli oggetti della collection, della tabella. E quindi tendenzialmente le varie colonne avranno tutte lo stesso S, perché è il tipo base dell'oggetto contenuto nella tabella, è lo stesso della table view, deve essere lo stesso. E il secondo tipo, il secondo parametro invece può essere variabile. Può, non deve, perché magari sono tutte stringhe, sarà sempre string, string, string. Ok, quindi così costruisco questa tabella. Una volta che l'ho costruita, quindi semplicemente aggiungendo questi due oggetti, ma con lo sim builder è facile, ci sono tutta una serie di automatismi che vengono gratis. Vabbè, alcuni più, altri meno, ad esempio il fatto che le colonne siano ridimensionabili sia in base a un algoritmo, per cui specifico le larghezze minime e massime, lui si ridimensiona come vuole, sia dall'utente direttamente a runtime. La possibilità, ma per il momento non lo vediamo, non solo di usare una tabella per visualizzare i dati, ma anche per modificarli, cioè l'utente ci fa doppio clic in una cella e lo modifica. Di per sé quello sarebbe semplice, il problema è la logica dietro che modifica poi l'oggetto sottostante, lo riaggiorna nel database, insomma. Non ci addentriamo in queste cose. E l'utente, se lo lasciamo, chiaramente sono tutte potenzialità, può scambiare l'ordine delle colonne, riordinarle. Addirittura è possibile avere delle colonne annidate, quindi una colonna che ne raccolga diverse, tipo data, giorno, mese, anno, su tre colonnine diverse e visualmente me le fa vedere, in modo abbastanza semplice, tutto sommato, queste cose. No? E anche le singole colonne, a loro volta, sono smart, no? Sono furbe, hanno già degli automatismi, tipo quel fatto di poter da programma mostrare e nascondere una colonna, questo è comodo, avere un node apposta per le colonne, avere l'intestazione, colonne annidate e l'ordinamento delle colonne. E poi ovviamente posso modificare anche la modalità di ordinamento in base alle proprietà dell'oggetto colonna. Il passo dopo. Beh, ciò che manca è come riempire la tabella di dati. Allora, facciamo un passo alla volta. Prima proviamo a disegnarla questa tabella e poi vediamo come popolarla. Così facciamo un passettino alla volta. Prendo lo Sim Builder e aggiungo una tabella. Allora io la potrei aggiungere qua sotto, però poi mi diventa troppo lungo, largo, non ci sta. Spendiamo un attimo a mettere i tab che vi ho fatto vedere prima. Sono abbastanza facili, così è possibile visualizzare uno per volta. C'è come contenitore c'è un tab pane e un tab. Questa è una caratteristica puramente visuale, quindi non cambia per nulla la programmazione Java. Io posso inserire dentro il mio viewbox, al posto della textarea, un tab pane, pannello che contiene i tab. La metto, per ora la metto sotto. Questo tab pane contiene due o più tab. Questi tab, a loro volta, è come fossero delle piccole finestre, quindi contengono un contenitore, un pane, che può essere, qui in questo caso viene inizializzato con un anchor pane, che è il più semplice dei pane, quello in cui do le coordinate. Quindi in realtà ho questa gerarchia, il tab pane è unico, il tab pane ha tanti tab, ciascun tab contiene al suo interno un altro pane, un altro pannello, che sarà dedicato a ospitare i contenuti veri e propri. Quindi io ho questo text area
che prima era direttamente nell'HBox, nel VBox, scusate, la posso spostare come figlia dell'anchor pane del primo tab. Guardate, guardate come è cambiato. HBox, la prima HBox sono load graph, la seconda sono search, poi nel terzo elemento dell'HBox, del VBox, scusate, in verticale, ho il tab pane. Tab pane ha due tab, dentro il primo c'è la mia text area, la text area non la posso mettere direttamente dentro il tab, ho bisogno di un contenitore in mezzo per di fatto definire la posizione. Questo anchor pane è un oggetto molto, scusate, non anchor pane, il tab è un oggetto molto stupido, molto leggero, come vedete ha pochissime proprietà, no, è quasi vuoto come proprietà il tab. Il tab pane ne ha tante, ma il singolo tab ne ha abbastanza poche, direi che essenzialmente ha solo il nome. Poi posso agganciarci degli eventi quando viene selezionato o deselezionato, e basta, essenzialmente. Quindi, non so, il primo potrebbe essere, chiamiamolo log perché mettiamo il log testuale, e il secondo è table perché facciamo vedere i dati in forma tabulare. Quindi ho definito dei nomi ai tab e poi tutto il resto avviene in automatico. L'unica cosa che devo ancora magari ritoccare sono le dimensioni della text area in modo che in qualche modo riempiano bene o decentemente questi tab. Poiché sono dentro un anchor pane, quello che posso fare è dire che la text area occupa l'intero anchor pane, cioè occupa tutto lo spazio, lo riempie. E questo è abbastanza facile perché tasto destro, fit to parent. Cioè l'elemento figlio, la text area, fatemi dire fitta, assume le dimensioni esatte dell'elemento contenitore. Tac. E così è tutto grosso così. E non, ci devo, non devo impazzire con le... ciò che è successo, lo vedete qua, è che lui ha vincolato questi constraint anchor pane. Nel caso degli anchor pane, io posso posizionare un elemento definendo le distanze che questo elemento deve avere rispetto a, ai quattro margini. Oppure a 1, o a 2, o a 3, o a 4, o a nessuno dei margini. Posso definire dei vincoli. Questo qua graficamente mi fa vedere che se è tratteggiato vuol dire che l'oggetto è libero di muoversi rispetto a questo margine. Libero ovviamente nel rispetto degli altri vincoli che avrà. Se invece è rosso indica che l'oggetto è vincolato rispetto a quel margine. Allora se io metto un vincolo di 0 rispetto a tutti e 4 i margini, di fatto l'ho incollato in alto, in basso, sinistra, destra ai margini dell'elemento che lo contiene. E quindi non si muove più. Ok. Vediamo un po' come funziona questa cosa prima di aggiungerci la tabella. Qui non devo modificare il codice Java neanche di un bit, perché il tab sono elementi puramente visuali, dicevo. No, dai, devo far lanciare questo. No, mi stava prendendo il main del model. Ok, salta fuori così. Load graph, scelgo una stazione, search, è uguale a prima, salvo il fatto che poi ho la possibilità di commutare su visualizzazioni alternative degli stessi dati, per comodità mia. Magari lo vorrei fare un pochino più largo, perché no, si allarga già da solo. Ovviamente adesso la text area è più furba di prima, tutto sommato. Beh, non tanto, l'altezza non aumenta. La larghezza però si adatta a quella del tab container che lo ospita. Ok, aggiungiamo la tabella. Non abbiamo modificato, lo ricordo ancora una volta, neanche una riga di Java. I tab sono trasparenti alla programmazione. A meno che non vogliamo andare esplicitamente a intercettare l'informazione di chi è visibile e chi non è visibile, per il resto è come se avessi una videata molto più grande, ma
è l'utente che sceglie quali parti vedere. Table. Allora, aggiungiamo una tabella. Magari decidiamo di allargare un pochino questa cosa, va? Fa un po' male a livello di editing, ma se dobbiamo mostrare dei dati ci serve. Ok. Allora, table abbiamo detto che si usa l'oggetto TableView. Quindi all'interno dell'anchor pane del secondo tab della mia tab pane metterò una table view. Qua. Table view che anche essa la definirò in modo che occupi l'intera dimensione del contenitore precedente. Il fatto di avere un anchor pane e un fit di fatto rende trasparente l'anchor. Quindi è come se non ci fosse. Occupo il contenitore. Allora, di questo cosa devo definire? Ora, table view, andiamo un po' a vedere che proprietà ha. Editable, sì o no, cioè voglio che l'utente la modifichi, per il momento no. Table menu button, cioè vuoi avere dei bottoni. Vedete che qua, a destra, per poter selezionare degli elementi quando dobbiamo fare operazioni di editing, no? Ce l'avete a volte in molte cose, seleziona e poi dopo cancella tutto, aggiunge, aggiorna. Ma in questo caso ci serve una cosa molto più semplice. A livello di nodo, disabilita, rende visibile, eccetera, eccetera, sono tutte le stesse cose. Il layout l'abbiamo agganciato alla precedente, e a livello di proprietà, oltre all'ID, di fatto non ho quasi nulla. Queste sono le proprietà comuni a tutti i nodi, il drag and drop, eccetera, perché il grosso del comportamento viene definito dalle colonne. Ma poi di fatto il comportamento di una tabella quello è. No? Diamogli solo un nome. Table stops. Le colonne sono due, questi due oggetti qua, table column, table column. Innanzitutto avranno un titolo, un text che definisce il titolo. Quindi sono stop, la prima, e la seconda la chiamiamo distanza. Dunque, questa interfaccia è tutta in inglese, distance. Quindi l'attributo principale è questo. E poi l'altra cosa che ci interessa è definire, vedete che le proprietà di layout della colonna non ripetono quelle generali di tutti i nodi, perché la colonna poverina è inchiodata dentro la sua tabella. Ciò che può decidere è la sua larghezza essenzialmente. Quindi diciamo che lo stop magari diamogli una larghezza preferita di 150, così viene larga come questa qui, larghezza massima a piacere, può essere aumentata, la distanza, ma può andare questo. E a livello di eventi, cioè di codice, non c'è nulla da fare a meno che noi decidiamo di abilitare le funzionalità di editing, e allora a questo punto dobbiamo mettere dei gestori per l'evento, quando inizia e quando finisce la modifica. Ma per ora diamo solamente colonna, dunque, chiamiamo table col stop, e l'altra la chiamiamo table col distance. Do dei nomi, degli ID in modo da poterli poi manipolare da codice. Ok? Salvo, vado ad aggiungere questi nuovi campi al controller, che sono qua, table call distance, table call stop e table stops, quindi la tabella e le due colonne. Tre oggetti, perché la mia tabella ha due colonne. Li aggiungo al controller. E oltre al fatto che table view e table column se li devi andare a importare, occhio sempre, leggete tre volte di beccare JavaFX e non JavaX. Oltre, dicevo, a
importare i package, devo sostituire quei punti interrogativi con dei tipi di oggetti veri. Allora, la domanda è: che tipo di oggetti memorizzo in questa tabella? Ogni riga di questa tabella cos'è? Datemi il nome di un oggetto. Non è stop. Beh, stop ha tante altre proprietà che qui non ci servono, ma pazienza, non le vedremo. Ma ne manca una che è la distanza. L'oggetto stop dei bin non ha distanza. E dal modello mi arrivava una map, ma una map tiene separate le chiavi dai valori. A noi serve una cosa che non abbiamo ancora, una collection di elementi, ciascuno dei quali mette insieme uno stop e una distanza. Un oggetto nuovo. Non una stringa che contiene il nome dello stop. Lo stop direttamente e la distanza. Un bin a uso e consumo di questa tabella. Giusto? Cioè ogni riga deve contenere l'informazione di uno stop e l'informazione di distanza. Noi non abbiamo al momento nessun oggetto, nessun bin che contenga dentro entrambe le cose. Quindi non possiamo usare nessun oggetto che già esiste. Ce ne costruiamo uno. Visto che questo oggetto viene pensato, lo creiamo solamente con l'unico scopo di alimentare quella tabella, anziché creare una classe a parte, posso creare una classe annidata dentro il controller. Giusto, così è chiaro che serve solo al controller. Un bin piccolissimo e lo posso creare direttamente dentro il controller. Se non lo creo come classe a parte, è uguale, è solo questione di comodità. Quindi, per poter dare un nome a questo oggetto, diciamo che mi creo una classe annidata dentro il controller, anche pubblica, non mi interessa renderla privata, però la metto lì così è chiaro che non fa parte del modello, non fa parte dei bin, non è una classe di utilizzo generico, è una classe specifica per fare il cosiddetto backing, cioè ciò che sta dietro la tabella. Lo chiamo stop distance, perché contiene dentro uno stop e una distance. Proprio oggi la fiera della fantasia. Che cosa avrà dentro? Private, stop, stop, private, double, distance. Indovinate un po' cosa ci serve? Un costruttore getter-set. Quindi getter-set, distance e stop, e poi un costruttorino un bin semplice semplice che però mi serve, stop distance l'ho chiamata, che è una classe interna a GTFS controller. Quindi qua la table view posso dichiarare che contiene oggetti di tipo stop distance. E queste colonne a loro volta, vabbè, ovviamente anch'esse, ops, dovranno essere parametrizzate col primo parametro, deve essere sempre uguale, cioè il tipo di oggetto della tabella. Il secondo parametro è il tipo di dato visualizzato. Nel caso della colonna stop sarà un stringa. Non visualizzo uno stop, stop è un oggetto complesso, non si può visualizzare di per sé, visualizzo una sua proprietà, cioè il nome della fermata. E il secondo, table column distance, è un double. Quindi queste colonne dovranno fare l'operazione di rimappatura da un oggetto estraendone
il nome dello stop come stringa o il valore della distanza come double. Ok, riassumendo i passi, abbiamo inserito la tabella, abbiamo dato il nome alle colonne, abbiamo dato un ID alle colonne e poi abbiamo parametrizzato la tabella e le colonne con i tipi di oggetti con i quali dovranno lavorare. L'oggetto non ce l'avevamo, non c'era nessun bin che facesse al caso nostro, ce lo siamo creato, una classe leggera, in questo caso interna. Finora il programma non fa ancora nulla. Non abbiamo aggiunto nulla, solamente dichiarazione di oggetti, quindi dobbiamo però imparare come fare a usarli questi oggetti. Quindi a questo punto gli oggetti dovrebbero essere pronti, dobbiamo imparare a metterci dentro i dati. Allora, la table view, quindi la tabella, che è personalizzata col tipo di un oggetto, nel nostro caso stop distance, contiene una proprietà che si chiama items, come tutti gli altri controlli che contengono delle voci. Quindi avrà un set items, un get items, eccetera, eccetera. Per cui questa proprietà items è una collection, in particolare una observable collection. Observable collection sono tipi di liste, tipi di collection che hanno al loro interno il meccanismo del binding che abbiamo visto la volta scorsa, cioè quando cambia il dato sottostante. Questa variazione è osservabile dalla table view, che quindi può reagire in automatico senza bisogno di modificare il dato. Ma per ora teniamolo come dettaglio. È una collection di oggetti di tipo stop distance nel nostro caso. Quindi noi andremo a popolare la tabella con gli oggetti di tipo stop distance. Facciamolo. Facciamolo dove? Possiamo farlo nel nostro metodo search. Qui analizzavamo le distanze, stampavamo sulla finestra di log tutto, in parallelo, man mano che stampo, posso aggiungere una riga alla tabella. Allora, anche qui posso fare la stessa cosa. Table, inizialmente svuoto la tabella, table stops.clear. Non clear della tabella, del getItems.clear. Alla fine è una collection. E poi ciò che posso fare è aggiungere a questa collection i vari oggetti che creo, che trovo. Quindi avrò tableStops.getItems, la collection di item associata alla tabella, scusate. Aggiungi un nuovo oggetto di tipo stop distance. E il costruttore vuole come primo parametro lo stop, che è end stop nel nostro caso, e la distanza, che è quella che mi è data dalla mappa, quindi distanze.get di end stop. Quindi, cosa faccio? Stop per stop, mi costruisco un nuovo oggetto stop distance che ha riferimento a quello stop e alla sua distanza. Questi oggetti li accodo, man mano che li creo, che li scopro, li accodo alla collection di items della tabella. E quindi la tabella mi si riempie con le stesse informazioni. Vediamo cosa succede. Carico il grafo, seleziono una fermata, search. Allora, cosa vuoi? Null pointer exception a 152. GetTimes.clear. Allora, due possibilità. Uno è che non mi abbia preso GTFS.
l'FXML. Infatti. Ok. Non aveva aggiornato, ricordiamoci, Eclipse non se ne accorge sempre quando la modifichiamo da fuori. Allora, qui non è cambiato nulla. La table è vuota, oppure no. Rifacciamo il rallentatore. Carico il grafo, seleziono una stazione. Questa table vedete che non contiene nulla, nel senso che non ha nessuna riga. Se faccio search, compaiono le righe, ma non i contenuti. E le righe, ma se andassimo a contare, sarebbero proprio 132, anzi 131 perché se stesso non c'è. Quindi le righe, la tabella, contiene adesso i dati, perché man mano che li stampavamo li abbiamo aggiunti alla tabella, sarebbe strano che non ci fossero, ma non sa come visualizzarli. Questo l'ho sintetizzato qua dicendo gli item della tabella memorizzano i dati ma non li visualizzano. Il compito di visualizzarli è il compito delle colonne. Ogni colonna, e qui c'è un giro un po' contorto, ma non così tanto, deve conoscere, deve sapere quale proprietà visualizzare. Cioè la prima colonna deve sapere che deve visualizzare la proprietà stop dell'oggetto stop distance. E la seconda colonna deve sapere che deve visualizzare la proprietà distance dell'oggetto stop distance, relativo ovviamente a ciascuna singola riga. Come fa a saperlo? Beh, di sicuro non va a leggere il nome scritto sulla colonna, perché il nome può essere qualunque cosa, è una stringa descrittiva. Da qualche parte gli devo dire, guarda, cara colonna, quando vai a popolare quella casella, prendi questa proprietà. Di fatto ci vuole una sorta di, lo chiamano callback, cioè un metodo da richiamare che gli dia il valore che gli serve. Perché la colonna deve essere in grado di visualizzare qualunque cosa, quindi deve chiedere all'oggetto stesso, senti tu, cosa vuoi che io visualizzi di te? Detto in termini terra-terra. Di fatto il caso generale è complesso, perché di fatto la colonna chiama un metodo di callback che è definito all'interno di una factory. Questa frase qua potete dimenticarla. No? Cioè deve avere un metodo al suo interno che gli permette di creare le celle, questo indica factory, e una volta che l'ha creata, visualizzarla. Il caso semplice è che ciascuna cella, ciascuna di una colonna, deve visualizzare semplicemente una proprietà di un oggetto esistente. Allora, in questo caso, la factory di cui parlavamo c'è già, è già fatta, e si chiama Property Value Factory. Cioè una classe che è capace a costruire, factory, un valore di una proprietà di un oggetto, un valore da visualizzare nella tabella corrispondente alla proprietà, all'attributo di un bin. Questo ci spiega come fare. Io ho una table view che è parametrizzata con un qualunque bin. Le colonne sono parametrizzate col tipo del bin e il tipo del valore, in questo caso nome e cognome. Sono sempre string. Per dire che la prima colonna deve visualizzare il nome e la seconda il cognome, dico alla colonna, questo è il nome, l'ID della colonna, di usare come metodo di factory per creare i nuovi valori delle celle, un metodo di factory, property value factory, che vada a leggere la property che si chiama first name. Questa roba che metto qua tra virgolette è il nome della property del bin sottostante. La property si chiama first name, vuol dire che il bin deve avere un metodo che si chiama getFirstName e alla factory devo dare questo, in modo che lei sappia come si chiama il metodo get. Qui dietro c'è della reflection, perché questo metodo qui, questa property value factor, chiamerà un metodo il cui nome sarà get più quello che gli passo come stringa. Ma questi sono tutti problemi suoi, come funziona dentro. A noi basti sapere che alla colonna dobbiamo dire che il modo per costruire nuove celle
è estrarre il valore, costruirle prendendo il valore della proprietà che si chiama first name. E il nome di questa, il parametro stringa di questa factory deve coincidere col nome del parametro e deve esserci, col nome, scusate, della proprietà, e deve esserci un getter corrispondente. Se non c'è il getter, lui non può leggere la proprietà. E basta, tutto sommato. Quindi significa che questo quando lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare all'inizio. Nel controller, nel metodo initialize, dobbiamo dire alle tabelle, alle colonne, questa è un'informazione generale, è indipendente dal fatto che dentro ci siano dei dati o no. Stiamo dicendo alla colonna, cara colonna, quando vorrai visualizzare un dato, quando mai dovrà succedere, fai in questo modo, costruiscilo in questo modo. Quindi per la colonna, table, column, stop. Set cell factory, cell value factory, di new property value factory di, come si chiamava il nostro argomento? Stop, cioè la proprietà, una delle due, la proprietà dell'oggetto stop distance che vogliamo visualizzare nella prima colonna. Cos'è che non va? Is not applicable. Ah, perché non è object object, ma è... scusate. Stop distance, virgola, string. Ok. Quindi ovviamente qua la parametrizzazione è la stessa della colonna. Ciò che cambia, cioè l'unica informazione nuova che abbiamo dato è questa. Colonna, fammi vedere la proprietà che si chiama stop. E all'altra colonna, copia e incolla, l'altra colonna si chiama table call distance. Ovviamente avrà una property value factory che costruisce dei double, la fabbrica fabbricherà dei double, pescandoli dalla proprietà distance del bin stop distance. Quindi il lavoro delle colonne è questo. Allora, se è vero, chiudiamo un po' di roba. Dovrebbe, andiamo sulla tabella, carichiamo il grafo, scegliamo, oggi scelgo Alba, mi viene così, cerca. Non abbiamo modificato il codice che riempie la tabella, quello c'era già. Abbiamo solo in fase di inizializzazione del controller spiegato bene alle colonne cosa dovevano mostrare, perché le colonne vedevano dei dati dentro ma non sapevano quali proprietà prendere e mostrare. E quindi qui abbiamo le stesse cose sotto forma di tabella, che è tutte le comodità che vogliamo, ridimensionabile, addirittura ordinabile, se io clicco su una colonna me la ordina per valori crescenti, per valori decrescenti, oppure non ordinata. Quindi per valori crescenti riesco a vedere subito quali sono le stazioni a distanza 1, quindi adiacenti rispetto a quella di partenza, a distanza 2, a distanza 3 e così via. E allora la distanza massima sono 22, le altre per via della carenza nella costruzione del grafo che abbiamo discusso prima non sono raggiungibili. Oppure posso andare per ordine alfabetico, quindi ordinare per stop alfabeticamente.
L'oggetto stop non è ordinabile, ma poiché questa colonna visualizza delle string, le string sono ordinabili. Quindi riesco a ordinarle anche se lo stop non ha un comparator, perché comunque sto visualizzando una stringa alla fine, che corrisponde all'oggetto stop, ma viene ordinato per stringa. Quindi crescente, decrescente, eccetera. Se vogliamo, un piccolo passetto avanti che potremmo fare è toglierci di mezzo tutti questi infiniti, se vogliamo. Magari nel log lo lascerei, visto che deve essere proprio, no, per definizione di log, dirmi che cosa fa, come fosse la console, ma nella tabella questi infiniti lo toglierei, un pochino brutto da vedere. Giusto per non popolarla di cose inutili. Questo basta semplicemente nel controller. Aggiungo questi item solamente se, adesso sono stufo, non voglio scrivere per terza volta distance.get. Fatemelo mettere qua. Facciamo il costo. Che avere un frammento di codice replicato in tre posti mi fa star male. Allora, if cost diverso, dunque infinity è una costante che andiamo a pescare da qua, eccolo qua, positive infinity. Se costo non è questa costante infinity, allora aggiungilo alla tabella. Al log lo stampa comunque, ma nella tabella solamente se non è infinito. Proviamoci. Quindi, carico il grafo e cambiamo. Questa volta prendiamo qualcosa con la S. Salas. Vai. Questo me li mostra così. Io potrei già, anche a livello di colonna, preimpostare l'ordinamento crescente. Cioè, quello che fa l'utente di selezionare l'ordinamento lo posso fare anch'io via programma, settando le proprietà, e quindi senza bisogno di ordinare la collection, ordino la visualizzazione dei dati della tabella, che è più comodo perché fa lui e non devo fare io. Altrimenti dovrei definire un comparable per distanza. Okay? Quindi quando abbiamo dei dati strutturati da mostrare, non è molto più complicato mostrarli, anzi, rischia di essere più semplice mostrarli in una tabella che non direttamente come testo, sicuramente sono più facili da consultare. L'unico passaggio, secondo me, un po' complicato è questo, di queste factory da dare alle colonne, e ovviamente avere a disposizione un oggetto che corrisponde esattamente ai dati di ogni riga della tabella. Esattamente, può avere anche più campi che noi non usiamo, però deve avere tutti i campi che ci servono per visualizzarlo, in un oggetto unico. E ci togliamo di mezzo, se vogliamo visualizzandolo sotto forma di tabella, ci togliamo di mezzo la necessità di dover formattare il messaggio in qualche modo intellegibile, decente, perché la formattazione me la fanno già le colonne, quindi da quel punto di vista lì abbiamo meno problemi di questo genere. Però vedete che la quantità di codice per mettere dentro una casella di testo e per mettere dentro una tabella azzero gli elementi, li aggiungo, mi serve un oggetto di appoggio e semplicemente inizializzare bene le colonne. Okay. Allora, vi avevo promesso i tabelle grafici, ma l'ora è arrivata e quindi i grafici li dobbiamo rimandare. Facciamo un po' di intervallo.